passione, un esercizio attraverso il quale riuscire ad attraversare situazioni difficili. Ora Don Francesco compie la salita più decisiva, quella che lo fa entrare definitivamente nello spazio di Dio. Vogliamo accompagnarlo con la preghiera, qui in questa chiesa che lo ha visto per tanti anni come pastore. Disponiamoci ad ascoltare la parola che tante volte egli ha spezzato per trarre da essa luce ed orientamento. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli, la colpa e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Ie eleison. Preghiamo. Signore misericordioso, fu stabilito che Paolo e Barnaba e alcuni altri di loro salissero a Gerusalemme dagli apostoli e dagli anziani per tale questione. Essi dunque, provveduti del necessario dalla Chiesa, attraversarono la Fenicia e la Samaria, raccontando la conversione dei pagani e suscitando grande gioia in tutti i fratelli. Giunti poi a Gerusalemme, furono ricevuti dalla Chiesa, dagli apostoli e dagli anziani, e riferirono quali grandi cose Dio aveva compiuto per mezzo loro. Ma si alzarono alcuni della setta dei farisei, che erano diventati credenti, affermando parola di Dio. Salmo